Allora, la mia presenza qua oggi non era per qualcosa di particolare, ma era soltanto per farvi gli auguri di buone feste a tutti voi e di conseguenza approfittando di voi per rivolgere gli auguri di buone feste per tutti i nostri tifosi. Fatta questa premessa, sotto l'albero di Natale mi aspetto un bel regalo, che ci vorrebbe perché siamo all'ultima giornata del girone d'andata. È chiaro che il risultato che facciamo è molto, ma molto importante, perché ti sa dire esattamente quanti punti hai bisogno poi per salvarti devi fare nel girone di ritorno. Perché è chiaro che aver 21 punti, magari ne bastano 23 al girone di ritorno o 24, averne 18 o 19 ce ne voglia tanti di più. Perciò questo è chiaro che mi aspetto un bel regalo, questo è chiaro, anche perché questo anno che si chiude è un anno sicuramente, partendo dal primo gennaio, sicuramente amaro sportivamente parlando. Che regalo dobbiamo sicuramente quando fai i numeri e comunque le prestazioni ti dicono delle cose. È chiaro che qualcosa dovremmo fare, poi quello che riusciremo a fare è un altro tipo di discorso, però è una cosa che ci stiamo pensando. Perché purtroppo in questo inizio di campionato, in questa frazione di campionato, soprattutto per quanto riguarda i giocatori, diciamo non under, abbiamo avuto per un motivo o per l'altro diverse defezioni e è chiaro che questo qualcosa ci fa pensare, però siamo anche in tanti e perciò dobbiamo, io dico, fare un qualcosa di mercato un po' creativo per trovare la soluzione giusta è per darci una mano, però non cambiamo il nostro modo di pensare, perciò nel senso noi anche dal prossimo anno, diciamo, perché dal primo di gennaio Ghiotti farà di nuovo parte del gruppo, ha sempre fatto parte del gruppo, però lo è ufficialmente dal primo di gennaio. E questo è anche un po' è un marchio pro patria, perché per questa cosa bisogna ringraziare il presidente, perché è un giocatore che vuol dire che la società e i suoi ragazzi non le abbandona mai. Perciò il nostro operandi rimane sempre questo, chi vuole stare alla pro patria, la pro patria non lo abbandona. Sicuramente non positivo, perché la classifica è quella che è, l'abbiamo detto prima, i numeri non mentono, i numeri ci hanno dimostrato che dobbiamo fare qualcosa in più. Sicuramente ci sono stati degli errori, sicuramente si impara sempre da quegli errori e stiamo cercando di migliorare ogni giorno. Il campo, l'unica medicina che possiamo avere in questo momento è lavorare in campo, analizzare gli errori, migliorarci, lavorare sotto quell'aspetto lì. Quindi questa è la cosa, sicuramente dobbiamo fare meglio nel girone di ritorno. Questa partita qua è importante, assolutamente sì. Perché come dice il direttore, i numeri sono fondamentali e se non arrivi a, se adesso arriviamo a un top punti, il girone di ritorno bisognerà farlo ancora meglio. Quindi questa partita sarà molto importante. Però comunque la base è solo questa: lavoro, lavoro, lavoro. Questo loro arrivano da 4 sconfitte, vero? Tutte partite molto equilibrate, le hanno perse sempre di un gol di scarto, quindi questo ci farà capire che sarà una partita molto equilibrata, decisa da qualche episodio. Loro sono molto bravi a ripartire, dobbiamo stare attenti a fare le corse indietro fatte bene, e dobbiamo sempre avere l'equilibrio mentale che ricerchiamo dall'inizio dell'anno e che comunque negli ultimi tempi un pochino siamo riusciti a centrarlo, però quella deve essere la nostra cosa fondamentale. Lo sanno i ragazzi, lo capiscono, li abbiamo anche messi davanti ai numeri che abbiamo avuto fino adesso, che dobbiamo migliorare in tutti i reparti, abbiamo preso tanti gol e quella è la cosa che gli abbiamo fatto vedere. E quindi sappiamo tutti che questa è una partita importante, sarà una partita combattuta, sarà una partita tesa, sarà una partita decisa dagli episodi, perché in questo momento gli episodi
ci stanno andando contro e noi dobbiamo fare qualcosa in più per fare perché questi episodi girano a nostro favore. È solo questa la questione, di metterci ancora di più. Se adesso fino adesso abbiamo messo il 100%, non basta, dobbiamo metterci il 110% perché è assolutamente obbligatorio farlo. Tornato Kaluschi dalla febbre e gli altri sono gli stessi che saranno fuori, quindi saremo gli stessi di Verona, tolto Parker che è squalificato. Però l'importante siamo noi, quelli che ci sono, quelli che sono a disposizione. Non mi piace piangere sugli assenti, assolutamente. Dobbiamo essere concentrati, attenti, determinati, perché queste sono le cose che poi fanno la differenza.